È stato inaugurato questa mattina presso il cimitero di Sciacca il nuovo monumento funebre alla memoria del sindacalista Accursio Miraglia, ucciso dalla mafia locale nel 1947. Il monumento è stato arricchito da un prezioso pannello in ceramica realizzato in collaborazione dalla Fondazione Miraglia e dal Liceo Artistico Bonachia. All'inaugurazione tante persone e numerose personalità provenienti dal mondo sociale, politico, culturale e sindacale che, prima della scopertura ufficiale, hanno letto simbolicamente i nomi indimenticabili di alcune vittime di mafia. Professore Miraglia, oggi si inaugura finalmente il pannello di ceramica, quindi il monumento dedicato a suo padre è adesso completo. Sì. Era già pronto da un paio di mesi, però abbiamo deciso di montarlo giorni prima di fare l'inaugurazione, in modo tale che è tutto perfetto, tutto sistemato per come deve essere sistemato. Era questo il suo sogno da diverso tempo? Il mio sogno era quello, tanto per incominciare, di far ricordare sempre mio padre, ma nel modo più bello, assieme ai suoi contadini, assieme ai poveri, assieme agli ultimi. E poi perché ho avuto così la possibilità di riunire dopo 77 anni mio padre e mia madre. Perché mia madre era in un altro loculo e non era accanto a lui. Ricordiamo che il pannello è stato realizzato dai ragazzi del liceo artistico. È stato realizzato dal professore Mario Solarino assieme ai ragazzi dell'artistico. Con ovviamente il nulla osta del preside Mangiarracina, Leonardo Mangiarracina, che è stato sempre molto vicino alla fondazione al ricordo dei caduti di mafia. C'è il rischio che quella pagina di storia, insieme a Miraglia e anche tanti altri sindacalisti, possa essere oggi dimenticata? Dimenticata, teniamo conto che col passare del tempo abbiamo avuto nuove vittime, anche illustri nella lotta contro la mafia, anche nella stessa battaglia per lo sviluppo economico, per la crescita delle nostre popolazioni. Quindi diciamo che però il pericolo c'è sempre, ma io oggi non vedo ancora, diciamo, questo aspetto come un aspetto. Ci sono di tanto in tanto anche delle opportunità, delle possibilità, diciamo, di confrontarsi con le opinioni. Vedo oggi il pericolo imminente, ma comunque è sempre un rischio da evitare. Per noi è un dovere oggi stare qui, perché appunto la voce di Accursio Miraglia la mafia non l'ha spenta, e siamo qui per ribadire che quei valori, quelle azioni che lui ha compiuto, no, per una società migliore, per il riscatto di questa terra, ma che non è solo un fatto locale, perché assieme ad Accursio, insomma, ci sono stati tanti sindacalisti che hanno lottato per una società migliore, e per noi questi compagni, queste persone che hanno cambiato questa terra, insomma, ma per noi sono dei valori che oggi ci devono dare una spinta, insomma, perché anche questa società è afflitta da ingiustizie, e queste ingiustizie, insomma, vanno combattute. Secondo lei, Accursio Miraglia che cosa avrebbe detto? Come avrebbe affrontato le vertenze di oggi? Accursio sicuramente contro le ingiustizie, perché oggi, quindi, le ingiustizie sono pure molto invisibili, no? Rispetto ai canali di comunicazione, insomma, di propaganda, e dar voce agli invisibili, insomma, a chi non ce la fa. E sicuramente Accursio, che lo diceva, insomma, che è per la legge, insomma, no? Contro la violenza, insomma, contro i soprusi, sicuramente sarebbe stato uno dei promotori e dei personaggi in primo piano, insomma, per la pace e contro le guerre, insomma, che anche quelle sono barbarie assurde, insomma, che stiamo vivendo in questa epoca.